qualcuno arriccia il naso e si sente spasimar. Ma non ci si fa caso e si seguita a mangiare con in testa il nostro comandante. Sì, seguiremo lungo il suo cammino, tra la mitraglia e il fuoco crepitante. Il lagunare segue il suo destino, a noi la morte non ci fa paura, no, si fidanza e ci si fa l'amor. E se si muore ci porta al cimitero, si accende un cielo e non se ne parla più. San Marco, San Marco, cose buone. Presentazione al nostro tavolo. Per prima cosa ringrazio il signor sindaco per l'aiuto, il supporto e l'entusiasmo con cui ha accolto la nostra richiesta di fare il raduno di Acame in questa bellissima città. Il raduno è l'ottavo della serie, ha un significato molto particolare. È il momento in cui tutti i soci dell'associazione si ritrovano in sezioni per ricordare il periodo passato con le armi, amore per la bandiera, difesa dei valori fondanti, scusate la parola, della nostra Italia, i valori previsti dalla Costituzione. E noi abbiamo rispettato con le stellette e continuiamo a rispettare e a cercare di divulgare durante la nostra vita dopo le stellette. Il raduno si svolge in due giornate. Oggi abbiamo qui questa presentazione ufficiale, poi la messa, Santa Messa, l'alza bandiera e la devozione della corona a monumenti caduti. Nel pomeriggio ci sarà uno sbarco dimostrativo del reggimento Lagunari, poi qui sotto ci sarà l'inaugurazione della mostra storica fotografica dell'alta, la storia del reggimento e dell'associazione, e poi successivamente in questa sala una conferenza che quest'anno non abbiamo voluto avesse un titolo riguardante espressamente le attività durante la guerra 15-18, ma avesse un respiro più ampio che riguarda la situazione della laguna anche con riferimento ai tempi passati alla guerra 15-18. Ringrazio ancora il signor sindaco, ringrazio il comandante del reggimento per tutto il rapporto che il reggimento ci ha dato e ci dà, il reggimento col quale siamo molto legati e che ci consente di lavorare insieme e di dare quel supporto previsto per l'associazione proprio anche al reggimento. Io consegno qui al signor sindaco un ricordo di questo nostro raduno, un crest che abbiamo realizzato per l'occasione, un crest dell'associazione, in ricordo del raduno. E io grazie. 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 Con questo il mio intervento è terminato. Signor sindaco, a lei. Innanzitutto buona giornata a tutti i presenti. È stato accolto con soddisfazione e con entusiasmo la possibilità di poter ospitare a Cavre l'ottavo raduno dei lavoratori. No? Mi sento di ringraziare lei, Presidente Generale, poi ve lo ricordo in passato, io tra l'altro avevo appena finito il militare nel reparto comando del quinto corpo d'armata e facevo proprio qui a Cavre anche il giuramento, se non sbaglio, di un contingente di lagunari, ma sono state diverse le manifestazioni, il primo raduno nazionale di veterani, il paracadutista, per cui c'è questa predisposizione ad accogliere il mondo delle forze armate, e noi lo facciamo con entusiasmo, con orgoglio, idealmente ringraziando voi due, Carole abbraccia questa manifestazione, l'abbraccia con entusiasmo. E sono altrettanto convinto che questo come primo appuntamento, ma che queste due giornate siano due giornate di festa, due giornate di accoglienza, dove la gente ha l'opportunità di capire anche, perché non sempre si riesce a cogliere quegli aspetti e quella delicatezza di quel mandato, di quella missione che le nostre forze armate hanno. Per cui
Grazie a voi tutti della vostra presenza, grazie a voi due per aver consentito a Carle di essere teatro di una bellissima manifestazione dal grande significato. Grazie veramente. Sia lei con il presidente Clarca, sia lei con il sindaco per l'ospitalità. Non posso che unirmi al suo ringraziamento della calorosa accoglienza da parte di Caorle al reggimento. L'affresco che è qui dietro rappresenta proprio un pezzo di storia dove i lagunari hanno lavorato per tanto tempo, perché adesso ci siamo allargati ovviamente, siamo andati oltre il territorio nazionale, ma le nostre radici per quanto riguarda l'impiego sono sempre qui. Qui abbiamo lavorato con la leva, qui ancora continuiamo, anche se un po' di meno in realtà, con i volontari perché siamo impegnati su tanti altri fronti, però questa è l'unione del reggimento con tutta l'area che racchiude praticamente Trieste e Sinigiù a Chioggia, quindi Sinigiù anche a Delta del Po. Quindi voglio dire, la scelta anche di Caorle è una scelta più che appropriata per quanto riguarda il simboleggiare, per testimoniare questo passaggio che c'è tra quelli che erano lagunari di leva e quindi della regione con quelli che sono lagunari di oggi, che sono di tutta l'Italia, un'unità che ormai avete letto e già sapete sicuramente cosa vuol dire essere un lagunare, cosa significa oggi il reggimento lagunare nell'ambito della forza armata. Ringrazio anche il colonnello Caricatti che fortunatamente è anche lagunare come rappresentante della brigata, quindi siamo onorati anche della sua presenza. Non posso che augurare due giorni di ricchi di emozioni perché si incontra, io ho già incontrato l'ex ufficiale di complemento che mi hanno salutato, quindi è sempre un piacere. Quindi vi auguro due giorni ricchi di emozioni, di ricordi, perché no, anche di stare insieme nel comune intento di operare sempre bene per questa specialità. La più giovane per l'esercito italiano, ma d'angolo con la quarta crociata ha già sancito cosa noi siamo stati, quali sono le nostre tradizioni. Buongiorno e buon divertimento. Questa presentazione è terminata, ci vediamo alle 10:30, abbiamo tempo, c'è la Santa Messa nella Chiesa Viva. Grazie ancora a tutti e ci vediamo ancora questi giorni. Ma non ci si fa caso e si seguita a mangiare con in testa il nostro comandante. Sì, seguiremo lungo il suo cammino, tra la medaglia e il fuoco crepitante. Il lagunare segue il suo destino, a noi la morte non ci fa paura, no, si ridanza e ci si fa l'amor, e se si muore ci porta al cimitero. Presidente, presidente.
fratelli e sorelle, la gioia di ritrovarci oggi, non tanto soltanto per il raduno nazionale dei lagunari, ma per celebrare in questo momento la nostra fede. E mi sia consentito, prima di dettare un pensiero sulla liturgia della parola orora ascoltata, il mio saluto personale al sindaco, al comandante del presidio di Venezia, e in maniera più forte e più fraterna l'augurio e il benvenuto, lo dico da veneziano, per cui c'è un legame storico, anche se posso dire, con i lagunari. Due fratelli del papà hanno prestato servizio in questo corpo speciale al nuovo comandante Nitti del reggimento Serenissima, che ha iniziato in questi giorni il suo mandato. Non vedremo forse miracoli straordinari in questo raduno, ma credo che il miracolo più bello sia quello di vederci radunati insieme, forti di quei valori alla patria, forti di quei valori che i lagunari da sempre portano avanti. È bello sentire, mi è capitato quando sono stato alla Mater e quando ho letto anche una lettera del comandante che allora presiedeva e aveva scritto con un punto esclamativo: San Marco, è il grido che contraddistingue ciascuno di voi. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, datevi un segno di pace. Dio, onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Tenendo alta la nostra bandiera sulle lagune, forti del nostro leone alato, promettiamo amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Liturgico e la disponibilità di Monsignor Parroco, e questa benedizione portatela a casa, portatela nelle caserme, alle persone ammalate, e la invochiamo anche per questa comunità cristiana che ci ha accolti. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Marco, nostro patrono, vi benedica e vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Testimoniate il Signore risorto con la vostra vita, con la vostra gioia, andate in pace. E salutiamo la Madre del Risorto e poi ci troviamo come da programma. Andiamo.
Segnare il passo! Squadra! Funzionist! Front!
aspetto, vi riposo! Salvato! 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 Ho detto, attenti! Torna, no? Eterno riposo dona loro un Signore, spenda ad essi la luce perpetua, riposi in pace, amen. Le loro anime, le anime di tutti i fedeli defunti, per la misericordia di Dio, riposi in pace, amen. Ripeto, riposo! Picchetto, attenti! Pian sinistro, A destra, marcia! San Marco però, piaffo, al famosissimo detto organizziamoci. Il plotone esploratori ha un iter formativo di circa 20 settimane che prevede attività di addestramento in acqua con gli esplosivi, attività con elicotteri, è un misto di copertura ed azioni. Vediamo che i movimenti ovviamente sono molto lenti. La priorità in un tipo di operazione del genere è sempre quella di non farsi scoprire, non farsi sentire, non farsi vedere. Seguiamo l'avvicinamento degli operatori del plotone anfibio speciale. Ricordiamo che il loro compito è quello di segnalare la sicurezza e l'esattezza della spaggia scelta per lo sbarco. I lagunari completamente equipaggiati sono armati di fucili automatici Beretta SC-70-90 e mitragliatrici minimi, tutte e due in calibro 5.56 NATO. La sicurezza della spiaggia e il primo segno di fuoco viene conquistato dai fucilieri a bordo di barchini rigidi.
alle unità successive in arrivo. Sono spinti da motori da 40 cavalli, li vediamo giungere in spiaggia in questo momento. Eccoli, prendono terra e le squadre di lagunari scendono rapidamente a terra. Vicino ad ogni battello in sicurezza rimane il pilota ed un fucigliere. Rimangono in spiaggia pronti per evacuare eventuale personale. Le prime tre ondate sono a terra, vediamo che adesso c'è uno spostamento in avanti sulla spiaggia. Si tratta di mezzi cingolati praticamente unici al mondo, di costruzione statunitense, adottati da molti reparti anfibi nel mondo. Li vediamo avvicinarsi. Questi mezzi tra l'altro hanno protezioni balistiche laterali che permettono anche una notevole sicurezza del personale imbarcato. Ecco, vediamo che in questo caso hanno anche messo in atto una cortina fumogena utilizzando il gasolio spruzzato sulle marmitte, sfruttando il calore delle stesse. Anche questi mezzi al loro interno trasportano squadre di fucilieri che scaricheranno a terra in questo momento. In questa fase particolarmente delicata in cui tutto il personale è giunto a terra ed in sicurezza, si attende per il successivo movimento in avanti. Ovviamente qui per ragioni dimostrative lo sbarco termina a questo punto, ma nella realtà una volta a terra i reparti potrebbero continuare in profondità la loro azione. Ok, a questo punto i reparti possono fare adunata al centro della spiaggia e renderanno gli onori. Le parti si stanno schierando per rendere gli onori al comandante di reggimento, il colonnello Nitti.
Con la fase di reimbarco delle ultime squadre fucilieri termina qui la dimostrazione anfibia del Reggimento Lagonare Serenissima. Vi ringraziamo dell'attenzione che avete voluto accordarci e vi diamo appuntamento al prossimo raduno dei Lagunari. Ricordiamo che i mezzi cingolati ed anfibi sono visionabili presso l'Expo Mare. Grazie ed arrivederci. Lagunari! Alla voce! Alla voce! Alla voce! Buonasera. Buonasera e benvenuti a tutti quanti. Beh, solitamente il concerto di primavera viene eseguito di domenica pomeriggio, ma visto il grande evento di questi due giorni, quest'anno il concerto è proprio dedicato al raduno nazionale dei Lagunari che si sta svolgendo qui a Caorle. Quindi un applauso a tutti i nostri Lagunari. Naturalmente ringrazio tutti i presenti. Yeah!
potete prendere medaglia d'oro. Nell'ordine affluiscono in via Madonna dell'Angelo i gruppi bandiera delle sezioni che la hanno già ricevuta, il gruppo protezione civile dell'associazione, la regione Friuli Venezia Giulia, la regione Lazio, la regione Lombardia, la regione Veneto articolata nella provincia di Padova, provincia di Rovigo, provincia di Treviso, provincia di Venezia. L'associazione Lagunari Truppe Anfibie è stata costituita il 15 ottobre 1983 ed ha lo scopo di mantenere vive le tradizioni e la storia dei lagunari, consolidare i vincoli tra le vecchie e le nuove leve lagunari, mantenere vivo il culto della patria, il senso dell'onore, il ricordo di tutti coloro che in pace e in guerra sono caduti nell'adempimento del proprio dovere, concorrere nel quadro della solidarietà nazionale e del volontariato al conseguimento dei fini dello Stato e delle pubbliche amministrazioni in materia di protezione. Un reparto del reggimento Lagunari Serenissima. La specialità dei Lagunari nasce nel 1951 in Venezia Lido con la costituzione del battaglione costiero Lagunare Marghera nell'ambito del settore Forze Lagunari. Nel 1959 veniva consegnata in Piazza San Marco a Venezia la bandiera di combattimento al raggruppamento Lagunari. Nel 1964 veniva costituito il Reggimento Lagunari con il compito della sorveglianza del tratto a mare del dispositivo del Quinto Corpo d'Armata. Nel 1975 veniva costituito il Comando Truppe Anfibie con immutati compiti operativi. Nel 1992 veniva ricostituito il Reggimento Lagunari Serenissima. Si procede ora alla cerimonia dell'alza bandiera. San Marco! Italia, Italia, Celesta!
Cordiale saluto e benvenuto a tutti i presenti nella città di Caorle. Oggi nella splendida cornice di Piazza Vescovado si svolgerà la cerimonia conclusiva dell'ottavo raduno nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. Partecipano alla cerimonia la musica d'ordinanza della Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli, la bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, un reparto di formazione del Reggimento Lagunari Serenissima, l'Associazione Lagunari Truppe Anfibie. L'Associazione coltiva lo spirito di corpo di coloro che hanno effettuato il servizio militare nei Lagunari, uno spirito di corpo vivamente sentito per la peculiarità data dalla duplice fisionomia della specialità Lagunari, quella di fanteria leggera ed anfibia, con capacità di assolvere una vasta gamma di compiti di tipologia convenzionale e particolare nell'ambito della funzione combat individuata dallo Stato Maggiore dell'Esercito per il Reggimento Lagunari. Il Reggimento che ha come motto «Come lo soglio infrango, come l'onda travolgo» è attualmente costituito dal comando di reggimento dislocato nella caserma Master a Mestre, dal primo battaglione Lagunari, con sede in parte presso la caserma Master ed in parte presso la caserma Bafile in Malcontenta di Mira, dalla compagnia comando e supporto logistico con sede alla caserma Master, dalla compagnia supporti tattici e anfibi con sede alla caserma Miraglia sull'isola delle Vignole a Venezia. Il reggimento, dopo essere stato inquadrato nel quinto corpo d'armata di Vittorio Veneto e nel comando forze di proiezione con sede a Milano, il 1 dicembre 2000 è stato inquadrato nella brigata Pozzuolo del Friuli, alle dipendenze del primo comando forze di difesa di Vittorio Veneto. Il reggimento è orientato anche alle Peace Support Operation e prende parte ai turni di impiego fuori dai confini nazionali. Il reggimento è stato impiegato nel Kosovo nel quadro dell'operazione Joint Guardian dall'ottobre 1999 al marzo 2000, dal febbraio al giugno 2001 e da ottobre 2002 a marzo 2003, in Iraq nell'operazione Antica Babilonia da maggio a settembre del 2004. Ed è stato impiegato in Libano nell'operazione Leonte dall'agosto 2006 ad aprile 2007. Prendono posto nello schieramento i labari delle associazioni combattentistiche ed arma, preceduti dal labaro dell'Istituto del Nastro Azzurro. Fa il suo ingresso il labaro nazionale
dell'associazione Lagunari Truppe Anfibie. Fanno il loro ingresso i gonfaloni della città di Caorle, della città di Arzer Grande, della città di Cavallino Treporti, della città di Cinto Caomaggiore, della città di Codevigo, della città di Concordia Sagittaria, della città di Porto Gruaro, della città di San Michele al Tagliamento. Vengono resi gli onori al gonfalone della città di San Donà di Piave, decorato di medaglia d'argento al valor militare. Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, decorata di medaglia d'argento al valore dell'esercito, che si inserisce nello schieramento. Onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima! Vengono resi gli onori al comandante del primo comando forze di difesa, generale di corpo d'armata Mario Marioli, che passerà in rassegna allo schieramento accompagnato dal comandante del presidio militare di Venezia, generale di brigata Stefano Orti. Bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, compagnia di formazione del Reggimento Lagunari Serenissima, pronti per la serie. Thank you.
insegna dello schieramento resa dal comandante del primo comando forze di difesa generale di corpo d'armata Mario Marioni, il decano della specialità dei lagunari, il generale di corpo d'armata Alberto Ficucello. Viene letta la preghiera del lagunare. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra ed il mare, ascolta la nostra preghiera. Tenendo alta la nostra bandiera sulle lagune, forti del nostro leone alato, promettiamo amore e servizio alla patria nel ricordo del sacrificio di chi è caduto, perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e di difendere il bene prezioso della pace e la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra e per il bene dell'Italia. Amen. Viene data lettura del messaggio pervenuto da parte del Presidente della Repubblica e Capo delle Forze Armate, Giorgio Napolitano. In occasione dell'ottavo raduno dell'Associazione Nazionale Lagunari Truppe Anfibie, rivolgo il mio deferente omaggio ai caduti della gloriosa specialità e dall'avaro dell'Associazione Nazionale, simbolo di valore e dedizione al dovere. La tradizionale manifestazione costituisce momento di incontro tra lagunari in servizio e in congedo. Con questi sentimenti di stima e considerazione per i lagunari d'Italia, rivolgo a tutti i convenuti il mio augurio per la piena riuscita dell'evento, unitamente al più caloroso saluto. Non faccia passare più nessuno. Giorgio Napolitano. Viene data lettura del messaggio pervenuto da parte del Ministro della Difesa, onorevole Arturio Mario Luigi Parisi.
Lagunari d'Italia, in occasione dell'ottavo raduno nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, mi è gradito rivolgere a tutti i lagunari in servizio e in congedo il saluto caloroso del governo, delle forze armate e mio personale. Con particolare calore mi rivolgo alla città di Caorle, al sindaco, agli amministratori e a tutti i cittadini che accolgono il vostro raduno nel segno di una storica amicizia e nel ricordo degli storici fatti d'arme che videro i lagunari dal novembre 1917 al luglio 1918 strenuamente impegnati nella difesa del Basso Piave. Rivolgo un ringraziamento particolare al presidente dell'associazione, generale Saltini, e ai dirigenti nazionali e locali, tutti impegnati a mantenere unito e vitale il nobile sodalizio dei lagunari. Firmato Arturo Mario Luigi Parisi. Prende la parola il sindaco della città di Caorle, Marco Sarto. Per me è un grande piacere salutare e rendere omaggio a nome della città di Caorle, mio personale, al Corpo dei Lagunari. Un saluto affettuoso e benvenuto a tutti voi lagunari e da quanti, a vario titolo, hanno presenziato in questi due giorni all'ottavo raduno nazionale dei lagunari e truppe anfibie. La nostra città è ben lieta ed onorata di ospitare questa manifestazione per la quale da mesi stanno lavorando molte persone. Il presidente nazionale dell'ALTA, generale Giampaolo Saltini, il presidente della sezione locale dei Lagunari, Celio Pizzolito, ed il colonnello Arturo Nitti, comandante del reggimento Serenissima. Ma l'affinità che Caorle ha con i lagunari va oltre questo aspetto, perché molti caorlotti hanno prestato servizio militare di leva nel reggimento Lagunari Serenissima. Grazie allora a voi tutti, grazie per la vostra presenza e grazie per la vostra partecipazione. La città di Caorle ve ne è grata. Vive Lagunari, viva l'Italia! Prende la parola il presidente nazionale dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, generale Giampaolo Saltini, che nell'ambito del proprio intervento procederà alla consegna degli attestati di socio onorario ai soci fondatori e agli ex presidenti. Mi inchino innanzitutto reverente alla bandiera di guerra del reggimento Lagunari che negli anni passati abbiamo con tanto amore seguito nella nostra vita con le stellette. Ricordo con commozione i lagunari caduti, in particolare il capitano Massimo Ficucello e il primo caporal maggiore Matteo Vanzano, caduti a Nasseria, ma voglio ricordare con loro tutti i lagunari che negli anni hanno perso la vita in servizio. Ringrazio per la loro presenza il signor generale di Corpo d'Armata Marioli, comandante del primo FOD, che qui rappresenta il capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'assessore Chisso in rappresentanza del presidente della Regione Veneto, i sindaci così numerosi presenti oggi con i loro gonfaloni e in particolare un ringraziamento che viene dal profondo del cuore va al sindaco di Caorle e dalla sua giunta e dal personale dipendente dal Ministero Comunale che hanno aderito con entusiasmo alla nostra idea di svolgere a Caorle il nostro ottavo raduno e che ci hanno supportato in ogni modo
durante la delicata, complessa e lasciatemi dire anche difficile fase organizzativa. Grazie signor Sindaco, grazie di cuore. Ringrazio il comandante del reggimento Lagunari, colonnello Nitti, e il colonnello Chiapperini, che comandante ha appena ceduto da poco più di 10 giorni il comando del reggimento e che, scusate, ancora il nostro comandante in parte. Ringrazio poi voi tutti qui presenti, Lagunari di ieri, con i vostri familiari che così numerosi siete venuti oggi, ma anche ieri, così numerosi, avete riempito le numerose fasi del sabato che si sono svolte qui in Caule. Questo nostro raduno, ottavo, ha un valore particolare perché coincide con i 25 anni di nascita dell'Associazione Lagunari. Sono le nozze d'argento dell'Associazione. Abbiamo voluto quindi istituire quella che non è un'onorificenza, ma è un riconoscimento, cioè quello di socio onorario dell'Associazione, che consegnerò adesso ai soci fondatori e agli ex presidenti. Cavalier Gian Vittorio Ambrosi, socio fondatore. Grazie a me. Maresciallo maggiore aiutante Michele Barillà, socio fondatore. Dottor Gianguido Zorzi, socio fondatore. Cazzorzi, chiedo scusa, ho sbagliato il cognome. Generale Giuseppe Chiaromonte, socio fondatore. Maggiore Bacchisio Micheli, socio fondatore. Cavalier Livio Pietrasanta, socio fondatore. Generale Ettore Ravenna, socio fondatore. Dottor Licio Salvagno, socio fondatore e primo presidente dell'associazione. Generale Antonio Assenza, secondo presidente. Dottor Franco Mario Colasanti, secondo presidente. Per l'emozione ho detto secondo, invece terzo, vi chiedo scusa. Ho voluto che i presidenti che mi hanno preceduto rimanessero qui al mio fianco, perché è grazie a loro che l'associazione si è sviluppata ed ha assunto le caratteristiche che ne fanno un'associazione moderna, al passo coi tempi. Viva i Lagunari, viva le Forze Armate, viva l'Italia! Autorità, cittadini, lagunari, familiari, è un onore per me essere fra di voi in occasione di questo ottavo raduno nazionale. Mi inchino reverente di fronte alla bandiera del reggimento, simbolo della nostra patria, e nello stesso tempo di tutti i lagunari, dai più anziani a quelli più giovani oggi schierati nei ranghi. Rendo omaggio all'abaro del nastro azzurro, legame con chi di più ha dato. Ringrazio le associazioni combattentistiche d'arma che con i reparti e il personale in servizio sono una sola cosa, nel comune rispetto di valori e principi assoluti. A tutti, e in particolare a questa specialità, antica e giovane a un tempo,
porto il saluto del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e della Forza Armata, cui unisco il mio e quello dell'unità del primo comando delle forze di difesa. E non in guerra, ma in operazioni comunque dure, pericolose, talvolta sanguinose, il reggimento è stato costantemente impegnato. Fra i primissimi reparti su base volontari, a partire dal 1998 ha partecipato spesso per prima a tutte le missioni. Bosnia, a Sarajevo, Kosovo, quando la bandiera è stata decorata per la prima volta. Iraq, dove è stata concessa al vessillo la medaglia d'oro al valore dell'esercito. Libano, in cui il reggimento, in una situazione incerta, è sbarcato in avanguardia ancora una volta insieme a San Marco. E sicuramente all'Iraq, però, che sono legati i ricordi più dolorosi e intensi. Lì sono caduti il tenente Ficucello e il primo caporale maggiore Vanzani, i cui genitori, qui presenti, saluto con rispetto. Per questo vi ringrazio profondamente, insieme alla Forza Armata, e assicuro loro tutta la disponibilità e aiuto di cui possono aver bisogno, perché le istituzioni, i militari e le loro famiglie sono e devono essere uno e tutt'uno, vicini fra loro così come oggi siamo vicini in questa giornata di festa. Un grazie infine alle autorità locali qui presenti alla ricorrenza del loro reggimento, non ospite, ma oggi più che mai parte integrante della comunità, essendo ormai composto per la maggior parte da professionisti che con i loro nuclei familiari costituiscono una parte anche numericamente importante della cittadinanza. A tutti, ancora una volta l'augurio più sentito per questa celebrazione, sicuro di sempre maggiori fortune per questa bella specialità. Viva l'Italia, viva l'esercito italiano, viva i lagunari! Assiste i familiari il presidente dell'Associazione Lagunari Truppe Anfibie, generale Giampaolo Saltini. Viene posta la medaglia d'oro al valor militare del tenente di vascello Giovanni Barbini. La medaglia viene consegnata dal figlio Franco. Viene apposta la medaglia d'argento al valor militare del tenente pilota Giovanni Ambrosio. La medaglia viene consegnata dalla figlia Matilde. Viene apposta la medaglia d'argento al valor militare del sottocapo cannoniere Luigi Ricci. La medaglia viene consegnata dal nipote Giovanni. Viene apposta la medaglia di bronzo al valor militare del Guardia Marina Pietro Barbalic. A punta la medaglia il presidente nazionale.
Vengono resi gli onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima, decorata di medaglia d'argento al valore dell'esercito, che lascia lo schieramento. Salvato! Onori alla bandiera di guerra del Reggimento Lagunari Serenissima! Vengono resi gli onori al gonfalone della città di San Donà di Piave, decorato di medaglia d'argento al valor militare, che lascia lo schieramento. San Marco! Onori al gonfalone della città di San Donà di Piave, decorato di medaglia d'argento al valor militare! Delle città di Caorle, Arzer Grande, Cavallino Tre Porti, Cinto Cao Maggiore, Code Vigo, Concordia Sagittaria, Porto Gruaro, San Vito al Tagliamento lasciano il luogo della cerimonia. Il labaro nazionale della truppe anfibie lascia lo schieramento. Lasciano lo schieramento i labari delle associazioni combattentistiche ed arma, preceduti dal labaro dell'Istituto del Nastro Azzurro. Musica dominanza della brigata di cavalleria con coro del Trioni. E la compagnia del reggimento Lagunari Serenissima lasciano il luogo della cerimonia. Sfila la fanfara della brigata di cavalleria Pozzuolo del Friuli. Serenissima.
compagnia di formazione del Reggimento Lagunari Serenissima. Il gruppo ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio della specialità Lagunari. Città di San Donà di Piave, decorato di medaglia d'argento al valor militare. Il gonfalone della città di Caorle e delle città vicinoni che hanno partecipato. Dell'Istituto del Nastro Azzurro, seguito dai labari delle associazioni combattentistiche ed arma. Staglione, uno striscione che sottolinea che per l'associazione la patria è sempre un valore. Segue il presidente nazionale dell'associazione Lagunari Truppe Anfibie, generale Giampaolo Saltini, cui fa seguito il labaro nazionale dell'associazione. Segue il gruppo bandiere delle sezioni che ne sono dotate. In testa la bandiera della Presidenza nazionale donata all'associazione dalla città di Trieste. Segue il gruppo storico motorizzato. Il gruppo è la sua prima uscita ufficiale. I motoveicoli, a parte una vera rarità, sono dei motocicli marca Moto Guzzi, modello nuovo Falcone 500, e sono stati incluso all'esercito italiano e quindi anche alla specialità dei lagunari. Dal 1975 fino ai primi anni 90, la rarità è costituita dal motociclo marca Moto Guzzi, modello Super Alce, entrato in produzione nel 1946, seguono i mezzi in uso al gruppo. Segue il gruppo Protezione Civile, attrezzato particolarmente per gli interventi in caso di alluvioni. Seguono i mezzi in uso al gruppo. Giulia.
sezione di Trieste. Battaglione Carri Serenissima. Regione Lazio con la sezione di Roma, che reca uno striscione sul quale il simbolo del Colosseo sottolinea la presenza di questi lagunari che vengono da lontano. Segue la Regione Lombardia con in testa la sezione di Bergamo. Fanno seguito la sezione di Mantova e la sezione nazionale con sede a Novara. Inizia lo sfilamento della Regione Veneto. La provincia di Padova con le sezioni Aelta Padovana Correzzola Padova. La sezione di Padova. La provincia di Rovigo con la sezione di Adria
sezione Basso Molesine. La sezione di Crespino. Rosolina. La sezione di Rovigo. Topolesine. Chiude la sezione di Treviso. Sezione di Annone Veneto Bramaggiore. Novara. Sezione di Cavarzere. La sezione di Cesarolo.
sezione di Chioggia. Sezione di Concordia Sagittaria. La sezione di Eraclea. La sezione di Jesolo. La sezione di Marco. La sezione di Marghera. La sezione di Mestre. Sezione di Milano. La sezione di Noale. La sezione di Porto Ruaro.
della sezione Riviera del Brenta. Sandorà di Piave. Sezione di San Spino di Livenza. La sezione di Venezia. Sezione di Caorle. È chiuso dallo striscione che dà appuntamento al prossimo raduno nazionale che si svolgerà nel 2010 nella città di Mantova. Complimenti, che siete stati perfetti, bravi, come sempre fanno i lagunari. E ringrazio in modo particolare i lagunari,
che sono super perfetti che erano qui. Bravi ragazzi! Grandi, siete sempre i migliori, come sempre. Non c'è nessuno che vi batte. Bravissimi! Inoltre volevo ringraziare il papà di Matteo Vanzan che è qui con noi oggi. Grazie della tua partecipazione. Ficuccello ha dovuto andare, ma ringraziamo pure il generale Ficuccello. Grazie, e a Mantova dobbiamo esserci tutti, dico tutti, in pullman, in pullman. In pullman perché le patenti servono. Bene, vi ringrazio e arrivederci 2010 a Mantova. Grazie a voi. Scusate, la sezione di Caorre per il contributo dato per la riuscita della manifestazione desidera dare un premio al signor Mengo. Ringrazio di nuovo la sezione di Caorre che è stata non meravigliosa, di più, complimenti, bravissimi, grazie.
San Marco! A me la bandiera!